17 gennaio 2020, grazie a voi tutti che ci seguite, Gianni Colacione in compagnia di Esmail Moades, che abbiamo avuto ospite su Libri TV 10 giorni fa, praticamente per parlare di Iran, ancora di nuovo questa sera con noi, lo ringraziamo, per voci transnazionali parliamo appunto di questo paese che è abbastanza in subbuglio. Ne abbiamo parlato 10 giorni fa, ovviamente prendendo spunto dall'uccisione di Soleimani, probabilmente complice anche una certa attenzione mediatica che poi si è accentrata più del normale su questo paese e sulla figura di Soleimani. Oggi faremo un po' di approfondimenti su questa figura e sul suo ruolo all'interno dell'organizzazione dei vertici del potere di questo grande paese. Però da allora, cioè da 10 giorni fa, dall'ultima puntata con Esmail, sono successe alcune cose. C'è stata una reazione in qualche modo, o così sembra, poi magari Esmail ci dirà qualcosa, dell'Iran con un attacco a delle basi USA, un attacco che in qualche modo era un po' telefonato, come si suol dire, cioè erano stati avvertiti prima gli statunitensi, quindi insomma con una intenzione di devastante, di uccidere, mitigata. Questa è una cosa senz'altro positiva per quanto riguarda le persone, ovviamente. C'è stato l'abbattimento di un Boeing che insomma, cosa che ha provocato 176 morti, un Boeing che è stato abbattuto, ucraino, che è stato abbattuto con due missili. All'inizio l'Iran era appena decollato da Teheran, ha negato qualsiasi coinvolgimento, poi evidentemente, sopraffatti dalle evidenze che venivano fuori, si è ammessa la responsabilità attribuendo tutto a un errore. Anche su questo magari Esmail ci dirà se insomma la sua opinione è che sia una versione credibile questa dell'errore. Ovviamente si sono poi avviate una specie di procedura di individuazione di responsabilità. L'errore era stato poi giustificato dal contesto di tensione, di attenzione per timori di una rappresaglia statunitense, appunto rappresaglia al precedente attacco che c'era stato alle basi. In tutto questo in uno scenario che vede anche una mobilitazione di popolo, di proteste contro il regime iraniano, che non accenna a smettere, a cessare, di proteste di cittadini non riescono più a essere convinti come prima dalla propaganda, ecco, diciamo così, e quindi non ci sono le bandiere statunitensi date alle fiamme. È una rivolta probabilmente mossa anche da bisogni economici notevoli, perché insomma le restrizioni che sono state imposte all'Iran hanno avuto delle ripercussioni nell'economia, a questo l'abbiamo detto anche nella trasmissione di 10 giorni fa, e quindi sul popolo iraniano. Ecco Esmail, prima di passare appunto poi all'approfondimento un po' su Soleimani, questi fatti, ecco, c'è un filo che li collega, e soprattutto Teheran, questo regime, sta mostrando più vulnerabile. Io non dovrei dire che si mostra più vulnerabile. Le due persone che mi hanno seguito sono da decenni che dimostro, analizzo che il regime iraniano è molto molto debole e molto fragile. Non soltanto per, diciamo, la sua mentalità, natura, ma soprattutto perché la gran parte degli iraniani non lo vogliono, ma non da adesso, da decenni. Per cui il regime iraniano è davvero molto molto debole. Ciò che è accaduto, cose che tu hai elencato, gli eventi di questi sinteticamente, se c'è qualcosa che magari ho trascurato o non sono stato corretto, correggimi tu. No, diciamo che hai detto quasi tutte le cose necessarie, e quindi tutti gli eventi che sono accadute questi 10-15 giorni in Iran dimostrano appunto che il regime iraniano è assolutamente debole. La cosa eclatante
e quando hanno lanciato i missili alla base americana, due basi americane in Iraq, avvertendo molte ore prima. Quindi, dopodiché, neanche quei missili hanno colpito, la base a Ain al-Assad. Quindi, diciamo che io credo che, a parte qualche analista italiana che tuttora sta dimostrando, povero l'Iran, l'Iran è forte, dobbiamo stare attenti, questo e quell'altro. L'Iran effettivamente, il regime iraniano effettivamente ha dimostrato una debolezza intrinseca. Un'altra cosa che volevo chiederti su questa parte, diciamo un po' preliminare, diciamo così. Allora, l'abbattimento del Boeing è stato poi ammesso, la responsabilità è stata ammessa e mi è sembrato un po', da quello che ho letto, ecco, si è dato qualche piccolo cenno su come è accaduto. Pare che un soldato abbia preso un'iniziativa in un momento appunto di particolare tensione, in un momento di quasi blackout informativo, di interruzione delle comunicazioni. Tant'è vero che poi, se non sbaglio, adesso non mi ricordo chi, se Khamenei stesso abbia detto che si devono fare delle riforme, in qualche modo si devono aggiustare un po' i meccanismi interni. Ecco, come commenti queste ammissioni? Sono credibili secondo te? Faranno aggiornamenti dello strumento se faranno in tempo ancora sarà in sella. Guarda, il capo di aviazione iraniana racconta con quasi enfasi che prima ci hanno avvertito che questo che sta succedendo questo, quell'altro, poi dopo l'accaduto hanno detto che ci hanno informato, eccetera, eccetera. Guarda caso, soltanto quei 10 secondi che quel povero soldato doveva decidere c'è stato blackout. Quindi non è assolutamente credibile. Io che non ho nessuna competenza nel campo, posso tranquillamente capire la differenza di un Boeing, anche per le sue dimensioni, rispetto a un cacciabombardiere, a un missile, a qualsiasi cosa. Non dimentichiamo che, se non sbaglio, a maggio il regime iraniano ha battuto un drone americano. E quindi, poi anche come hanno gestito le cose. Per esempio, Rouhani, presidente del regime, dice che lui ha saputo dell'accaduto venerdì. L'aereo è stato abbattuto mercoledì. Quindi Khamenei non so se ancora lo sa che cosa è accaduto, eccetera, eccetera. Cioè, non possiamo credere a questo, perché il regime iraniano è soprattutto è un impero delle menzogne. In un regime così verticistico, tutto viene a sapere subito dalla vertice. Anche perché poi che cosa è successo? Chi ha battuto l'aereo è stato Corpo dei Pastaran. Chi praticamente ha dovuto ammettere l'errore umano, tra parentesi, un regime che sempre l'abbiamo chiamato disumano. Dire un errore umano è un ossimoro, quindi lasciamo perdere l'errore umano. Mentre l'aereo è stato abbattuto dai Pastaran, poi lo Stato Maggiore dell'esercito ha dovuto ammettere l'errore. Quindi veramente, soprattutto in Iran, nessuno crede a queste cose. Qui all'estero c'è qualcuno che vuole montare delle storielle sopra, poco credibile. L'aereo è stato abbattuto dal regime iraniano. Non credo assolutamente errori umani, ma ci sono fortissimi indizi che hanno abbattuto appositamente, appunto per cogliere i frutti
politici, fare la vittima, eccetera, eccetera. Bene, è sempre più preziosa la tua testimonianza. A questo punto io ti porto a commentare quanto leggo su un quotidiano, cioè un sito che si chiama Atlantico Quotidiano, che commenta un po' la figura di Soleimani con un titolo che è abbastanza chiarificatore, insomma, del contenuto, che è il seguente: e se il generale Soleimani fosse diventato troppo ingombrante anche per l'Iran? Allora, in questo articolo si evidenzia come Qassem Soleimani insomma, era una figura molto importante e che aveva assunto in questi ultimi anni una sorta di autonomia vera e propria, tanto da appunto adombrare una sorta di crepa all'interno della gestione del potere, ecco, all'interno appunto dell'Iran. Tu come la vedi? Allora, intanto l'articolo scritto da me è uscito l'altro giorno sull'Opinione, come titolo ha La morte di Soleimani e la fine dell'esportazione dell'integralismo? E questo è un articolo scritto nella mia bella lingua farsi. Dunque, noi dobbiamo. Una cosa che abbiamo detto in tutti questi anni, il regime iraniano si basa su due piedi, su due gambe. Uno, la repressione interna, reprime la gente che vuole libertà, benessere economico, eccetera, eccetera. L'altra gamba è esportazione dell'integralismo, della sua cultura, della rivoluzione e del terrorismo. E Soleimani soprattutto rappresentava questa, diciamo, gamba. Ora, ma noi veramente possiamo credere che il regime iraniano decide di non esportare più l'integralismo, vuole smettere di ingerire negli affari dei paesi confinanti e non solo? Proprio oggi Khamenei, nella preghiera di venerdì, ha minacciato i tre paesi europei. L'altro giorno, l'altro ieri, Rouhani ha minacciato che adesso, da adesso in poi, i soldati europei nella regione non si devono più sentire sicuri. Quindi il regime, allora, naturalmente all'interno del regime iraniano ci sono le fazioni che praticamente si fanno la guerra uno contro l'altro, però non c'è stato nel passato, neanche al punto di morte di Soleimani, nessuno screzio tra Soleimani e Khamenei, che è detentore vero del potere in Iran. Dopodiché, in un paese dittatoriale quale è l'Iran, che monopolizza soprattutto le notizie, qualsiasi, diciamo, diceria può prendere piede, però io no, non credo assolutamente, diciamo, che sì, anche io ho sentito, anche in qualche ambiente iraniano fomenta addirittura questa cosa, che hanno dato in pasto Soleimani, anche magari per prendere un passo verso diciamo negoziazione con gli Stati Uniti. Però queste cose lasciano tempo che provano. Addirittura, insomma, ipotizza uno scenario in cui Soleimani avrebbe voluto poi proporsi come alla presidenza della Repubblica, insomma, perché è una Repubblica formalmente. Ma Soleimani era molto più importante della Presidenza della Repubblica. Allora, nel migliore dei casi, Zarif come ministro degli esteri o Rouhani come Presidente della Repubblica erano portavoce, erano la facciata esterna del regime iraniano. Quindi, io non credo assolutamente che Khamenei l'avrebbe diciamo sfregato Soleimani per fare Presidente della Repubblica.
che nella Repubblica Islamica non ha nessun potere, per cui io escludo assolutamente, perché soprattutto perché non lo poteva spiegare, perché non vale nulla, loro sanno molto bene questa cosa. Quindi magari qui all'estero si pensa che magari il Presidente della Repubblica chissà che cos'è, ma all'interno del regime iraniano è davvero è nulla. Beh, quindi conseguentemente è una figura ancora più subordinata, meno importante anche il ministro degli esteri Zarif, che in passato aveva avuto, non dico degli screzi, ma insomma aveva preso una posizione addirittura con delle dimissioni a seguito di un'iniziativa di Soleimani di far venire Assad in Iran e portarlo direttamente a parlare con Khamenei senza informarlo, senza dirgli nulla. Da questo punto lui aveva protestato proponendo delle dimissioni che poi erano state rifiutate. Allora, Zarif è un elemento che sin dagli anni primi anni 80 è cresciuto negli ambienti dei lobbisti americani a New York, quindi diciamo che è un elemento abbastanza funzionale, diciamo, a questo corso creare questo balletto che il regime iraniano è fatto da oltranzisti e moderati. Quindi Zarif è stato molto funzionale per questa cosa, no? Quindi il suo ruolo avere, diciamo, quello sgradevole sorriso all'estero, ma nessun potere reale. Tant'è vero che recentemente lui ha dichiarato che non ha fatto nessun incontro senza parlarne prima con Soleimani, in realtà significa chiedere permesso a Soleimani, per cui diciamo che dire che Zarif ha screzio con Khamenei, con Soleimani, diamo troppa importanza. Credimi, non sto sminuendo il personaggio, ma in realtà è questo, non è in grado di avere screzi con un tipo come Soleimani. Tant'è vero che chi ha salvato Assad è Soleimani, a costo di, infatti, la festa più grande dopo l'eliminazione di Soleimani c'è stato in Siria, perché in Siria Soleimani è famoso come assassino dei bambini siriani, per cui il fatto che lui prendeva Assad, portava in Iran senza chiedere, dire, neanche avvertire Zarif è una cosa abbastanza sta nelle cose. Le manifestazioni di popolo che si registrano, che noi abbiamo citato l'altra volta, nell'altra trasmissione, il controllo mediatico su internet, sui media e così via, e però queste, le notizie di queste manifestazioni contro il regime ormai escono e vanno avanti ormai da settimane. E io mi chiedo, peraltro, dopo aver visto tutta quella gente in piazza nelle cerimonia funebre, come posso chiamarla, insomma, per la morte di Soleimani, che sembrava veramente tanta, ma anche queste persone che protestano contro, perché insomma sono delle folle in entrambi i casi, pensare che siano l'una contro l'altra in cui fa pensare, non so, a un Iran che sia sull'orlo quasi di una guerra civile. Allora, se fosse così, il regime iraniano sarebbe stato altro, un po' più, diciamo, stabile di quanto lo è in realtà. Oggi Khamenei ha parlato di decine di milioni di persone addirittura nei funerali di Soleimani. Nella zona a Teheran dove hanno fatto la manifestazione, io conosco molto bene quella zona, con i miei amici abbiamo calcolato tutto quello spazio, quanta gente può diciamo contenere quell'uomo. Le nostre cifre sono intorno a 200-300 mila, d'accordo? È un regime diciamo dittatoriale,
mobilitare centinaia di migliaia o addirittura milioni di persone non è una cosa impossibile e difficile. Basta guardare cosa faceva il Terzo Reich di Hitler, che faceva manifestazioni o anche funerali ancora più importanti. Molta gente hanno chiuso le scuole, molti impiegati hanno dovuto andare per forza, eccetera. Tutti i meccanismi, neanche voglio citare, è ben noto. Quando hanno portato in varie città, l'hanno portato a Mashhad, poi ad Ahvaz, se non sbaglio, poi alla sua città natale a Kerman, dove sono morti a Kerman 80 persone, ma sai per quale motivo? Per appunto avere, diciamo, tutta questa folla sulla strada principale a favore, diciamo, delle telecamere, e hanno chiuso praticamente tutte le vie di traverso, e quindi la gente non ha, la folla non aveva sfogo, sono morti 80 persone. Tant'è vero che in Iran gira, diciamo, questo sarcasmo, come vogliamo dire, che il regime voleva rivendicare il sangue di Soleimani colpendo gli americani, no? Ma nei suoi funerali sono morti altri 80 iraniani. Quindi, dopodiché, infatti, sostanzialmente oggi, se vogliamo analizzare in una frase quello che doveva essere un discorso epocale di Khamenei nella preghiera di venerdì, in sostanza si lamentava che questa, diciamo, lo spettacolo della morte di Soleimani è durato troppo poco, quindi per favore dilunghiamo questa cosa e per favore chiudiamo la faccenda del Boeing abbattuto. Quindi, poi, per quanto riguarda la manifestazione degli iraniani, quando a novembre gli iraniani sono scesi in piazza in 190 città dell'Iran, la repressione del regime iraniano era veramente inaudita, non soltanto nella forma, nella quantità e nella quantità, ma soprattutto nella forma. In due giorni hanno, diciamo, decimato almeno 1500 persone. Questo è un numero enorme. Noi in Italia, ancora quando parliamo di Genova, perché è stato ucciso un ragazzo, ancora io personalmente trovo angoscia, ok? 1500 persone è un numero enorme. Questo per che cosa? Per congelare la rabbia degli iraniani, ok? Ma abbiamo visto che in questi giorni soprattutto gli studenti sono scesi in piazza. Poi, se sentiamo soprattutto quelli che gridano, quelli che dicono, è veramente formidabile. Quindi il mio popolo, il mio amatissimo popolo, è assolutamente deciso a battere questa gente qui, e che ha dimostrato in tutti i modi che è diverso. Per esempio, in questi giorni i filmati girano dove stendevano le bandiere americane e israeliane, la gente non passava. Infatti Trump ha ringraziato gli iraniani per questo. Ma oggi una cosa molto importante: hanno addirittura, diciamo, sulla strada dove si andava alla preghiera di venerdì, e chi va lì, diciamo che possiamo considerare in qualche modo vicino al regime. Nel filmato neanche una persona ci passava sopra, sulla bandiera americana. Poi, per esempio, questa ondata di manifestazioni è scoppiata perché la gente è dispiaciuta per la morte di 176 vite umane, vite innocenti. Quindi io credo che assolutamente al regime iraniano non possiamo neanche donare il 5% dell'appoggio del popolo.
Senti, ma è vero, la notizia secondo cui, insomma, queste repressioni di cui hai parlato, di una crudeltà totale, questa crudeltà si è un po' attenuata, in questi ultimi giorni? Diciamo che non è che attenuata, la cosa più importante, il regime, riscontra la sua inefficace. Ora, per esempio, in Iran ci sono 1200 arresti delle manifestazioni di novembre. Intanto minacciano che li vogliono impiccare e condannare all'impiccagione, però è chiaro che in questo momento il mondo sta monitorando l'Iran e il regime iraniano. Questo è molto importante. Io varie volte ho parlato, per esempio, gente che passava nelle carceri in Iran, no? Il carcerato in una situazione drammatica, difficile, no? Quando sentiva che magari un giornale, anche un giornale meno importante, locale, se scriveva di quel caso, no? Cambiava tutto. Ok? Oggi diciamo che il mondo è attento a ciò che accade in Iran, ma soprattutto gli iraniani non hanno paura. Anche nelle manifestazioni di questi giorni, di questi ultimi giorni, sui tetti, soprattutto a Teheran, c'erano tiratori scelti. Però i ragazzi sono usciti alle manifestazioni e soprattutto ciò che è veramente formidabile è le ragazze che guidano le manifestazioni in Iran. Quindi la repressione non può attenuare perché è l'unico strumento del regime, ma i ragazzi che mostrano, diciamo, coraggio, quindi questo strumento del regime che ha usato per 40 anni mostra, meno efficace. Ci sono state negli ultimi giorni le proteste da parte dell'Europa, o meglio l'Europa, i paesi europei, non l'Europa, alcuni paesi europei, Francia, Germania, Regno Unito, hanno protestato per l'annuncio dell'Iran di voler interrompere, di recedere, insomma, dall'accordo sul nucleare. Ecco, pensi che questo si sia aperto un nuovo fronte per l'Iran? Perché l'Europa è stata sostanzialmente abbastanza silente a livello internazionale, purtroppo è così. Queste iniziative di questi paesi, credi che aprano un nuovo fronte per l'Iran? Sì, no, assolutamente, perché già Francia, Inghilterra e Germania hanno preso un passo importante in avanti e oggi il ministro della difesa della Germania ha confessato che insomma questo passo è addirittura in coordinazione con l'amministrazione di Trump. Però è l'Iran da molto tempo che diciamo, sta violando gli accordi sul nucleare, quindi questi paesi non potevano fare altro che prendere questa strada. Ora non c'è neanche Mogherini che li giustifica, quindi anche se bisogna vedere questo nuovo commissario Borrell, che insomma in passato ha avuto delle posizioni troppo vicino al regime iraniano, però credo che non può negare l'evidenza, anche perché poi Rouhani ha dichiarato che loro violeranno, addirittura torneranno, diciamo, andranno molto più avanti rispetto a come erano prima dell'accordo. Però dall'altra parte questo fa partire il meccanismo che è praticamente il caso del nucleare iraniano, va al Consiglio di sicurezza e partono automaticamente nuove sanzioni anche da parte dell'Europa. Sì, le sanzioni da parte dell'Europa. Purtroppo l'Europa non ha una voce sua, sostanzialmente. Ci sono gli stati europei.
Questo credo che sia ormai, d'altra parte, è la voce internazionale, cioè la comunicazione a livello internazionale è una delle cose che caratterizza un soggetto politico, uno Stato, ok? Cioè, è una, non è, l'Italia si manifesta come Italia e non la Campania, la Lombardia, la Sicilia e così via. Basta vedere anche che, passando a un altro fronte, in Libia non si è riuscita ad avere una presa di posizione nei confronti di uno governo ritenuto a livello internazionale legittimo come quello di Sarraj, ma appunto iniziative un po' singole qua e là e non un'iniziativa unitaria dell'Europa. Credo che sia impossibile finché non si avrà un soggetto europeo, una presa di posizione. E quindi purtroppo anche in questo tipo di cose si dice sempre l'Europa ha detto, ma poi in realtà sono singoli stati che prendono iniziative un po' qua, un po' là. E volevo chiederti un'altra cosa, come hai citato tu, Khamenei, dopo pare appunto un numero di anni, 8 anni, è tornato c'è un sermone, insomma, a parlare in pubblico. Ecco, questo fatto che è una cosa nuova, è una cosa che ha un significato politico, è segno di una necessità, di una presenza per indottrinare, per mandare dei messaggi, che poi tu appunto ci hai detto, ci hai accennato che non è stato niente di particolarmente incisivo. Ma lui ha partecipato, diciamo, ha guidato la preghiera di venerdì nel 2009, dopo la manifestazione per l'elezione di secondo turno di Ahmadinejad, che è stato quella grande manifestazione. Appunto, lui è tornato, ha appoggiato Ahmadinejad, ha detto che non c'è stato nessun imbrogli, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che lui non ha questo ruolo di scendere frequentemente a fare queste prediche, diciamo, ufficiali da un pulpito più importante in regime. E oggi, dopo tutto quello che è successo, le manifestazioni di ottobre, 1500 persone uccise e abbattimento di un aereo, poi nel sud-est dell'Iran sono regioni da giorni sotto l'acqua, eccetera, eccetera. Di tutto questo non ha parlato. Veramente, molti commentatori pensavano, prevedevano chissà cosa. Chi pensava magari annuncerà che farà negoziati con l'America o con questo, cioè un annuncio epocale, perché la situazione è veramente è una situazione cruciale. Invece non ha detto nulla. Praticamente, in sostanza, ho detto, se vogliamo dire in due parole, continuate a dilungare il funerale di Soleimani, non parlate dell'aereo abbattuto, e sostanzialmente ha appoggiato i gruppi terroristici nei vari paesi, diciamo, medio orientali, che loro devono attaccare verso le forze nemiche, che sarebbe l'America, eccetera, eccetera. Davvero nulla, veramente nulla. Quindi in qualche modo una conferma e un rilancio dell'impegno, così chiamiamolo, dell'Iran verso l'esterno. Qualcosa che anche Soleimani pare, prima di morire a ottobre, aveva detto in un'intervista che aveva rilasciato, pare ci sia un sito proprio gestito dalla Guida Suprema, in cui lui stesso diceva di essere un martire vivente. E rilanciava appunto questo impegno in Iraq, soprattutto, e in Libano, dell'Iran. Quindi continuando questo interventismo che è anche costoso, che in questa epoca di ritorsioni, di embarghi e così via, affama, alla fine il risultato è affamare il popolo iraniano.
Ma è così, perché ti ho detto Gianni, l'ingerenza del regime iraniano, esportazione del terrorismo, ciò che faceva Soleimani, è l'altra gamba, soprattutto in questo momento che gli iraniani sono scesi in piazza e questa cosa era vitale, era importantissimo. Ecco perché non è credibile che hanno dato in pasto Soleimani, perché questo è importantissimo per il regime. Forse noi non possiamo diciamo, immaginare quanto è importante, però per la sfortuna del regime iraniano, ecco perché è il momento ancora più diciamo, tragico per il regime, che il terreno delle sue scorribande, cioè l'Iraq in particolare e Libano, in questo momento la gente è in piazza. In piazza lanciano messaggi ai loro fratelli iraniani, poi l'altro giorno dall'Iran gli rispondevano, da Teheran a Baghdad proseguiamo la rivoluzione, perché noi dobbiamo dire con forza questa cosa, Gianni, il popolo medio orientale vuole la democrazia, vuole lo Stato di diritto. Vuole la laicità. Qui in Europa, qui in Occidente, si è dato sempre alla voce di una piccolissima minoranza, no? Violenta, che in nome di una religione, no? Praticamente ha messo sotto assedio più di 1 miliardo di persone. Anche qui in Italia noi possiamo incontrare i giovani iraniani che va bene. Un popolo laico, credo che chi mi ascolta può trovare tranquillamente 5-6 amici iraniani, sa come sono. Andate a vedere come sono gli iracheni, come sono i siriani, come sono i libanesi, come sono gli afghani. Ma non è quello che l'Occidente, i mass media occidentali, gli volevano far credere, fomentare l'odio. Ok? Quindi io credo veramente il Medio Oriente in questo momento è alla soglia di una rivoluzione democratica. Lasciamo perdere queste balle che neanche i gatti persiani credono, esportazione della rivoluzione, eccetera, eccetera. Lasciamo perdere questa cosa, perché è una balla totale, è una cosa, è una storiella che può durare per qualche tempo. Sulla stampa occidentale, ma in quei paesi lì nessuno crede a queste cose. Per cui noi dobbiamo dar credito ai popoli medio orientali, alla massa, alla maggioranza e soprattutto abbiamo responsabilità, parlo delle forze d'ordine, scusa, di forze politiche, dei partiti, dei governi. È un dovere morale e democratico appoggiare chi si batte per la democrazia. Lasciamo perdere quei dittatori. Basta. Quindi possiamo, un'espressione, dimmi se è corretta, un regime in guerra contro il suo popolo. Assolutamente, assolutamente, assolutamente. È una cosa che lo dico da decenni, il grosso problema dell'Iran è il suo popolo. Il regime iraniano non potrà mai fare pace o negoziare sul serio con l'Europa, con l'America, non lo farà mai. Chi vuole scommettere con me? Io sono pronto, il mio euro è pronto, non potrà mai fare, per un semplice motivo. Perché se tu fai, diciamo, apri, perché in 40 anni continuano a urlare morte all'America, morte a Israele, morte a questo, morte a quell'altro? Perché? Perché quello è uno strumento per, diciamo, un bastone sulla testa degli iraniani che vogliono un'altra cosa, che il regime iraniano non ha nelle sue corde. Gli iraniani vogliono la democrazia. Una democrazia non è che si sono sognati 2 giorni fa.
È più di 100 anni che si battono per la democrazia. Ok? Quindi il regime iraniano è veramente è contro il popolo. Tant'è vero che quando noi nel 79 abbiamo fatto una rivoluzione, la rivoluzione è partita per fare verso la democrazia. L'ultimo pezzetto hanno preso questo Khomeini, hanno messo a capo della rivoluzione iraniana, una magnifica rivoluzione, l'hanno chiamato islamica, eccetera, eccetera, è andata a finire dove è andato. Ok? Quindi, credetemi, i popoli medio orientali sono assetati di democrazia, anche perché sanno perfettamente, ma come mai tutti questi paesi democratici che non hanno nessuna risorsa sono ricche, ma quelli con tutto con risorse sono poveri? Ma qualche problema c'è, no? Quindi credetemi, i popoli medio orientali, chiedo scusa, questa forse la decima volta che ti dico, popoli medio orientali sono assetati della democrazia, dello stato di diritto, della pace, non ne possono più. Gli iraniani, i ragazzi, varie università dell'Iran sono scesi in piazza, non possono più sentire che tu per i tuoi motivi abbatti un aereo, ammazzi 176 persone, non lo possono più sopportare, è disumano. E soprattutto non ne possono più di bugie. E quindi le forze politiche europee, occidentali, italiane, hanno il dovere morale. Gli italiani devono essere allarmati quando i loro governanti sostengono il regime dittatoriale sanguinario dell'Iran. Devono essere allarmati. Perché uno che ha rapporti con il regime iraniano non potrà mai essere un buon governante per il suo popolo. Io lo vedo questo, lo sento. Quindi io come italiano devo veramente pretendere al mio governo italiano di comportarsi secondo i suoi valori, secondo un morale accettabile. Io non posso ancora accettare quelle cose che il regime iraniano dice, le cose, io devo vedere i fatti. Io non posso dimenticare che tu in 2 giorni uccidi 1500 persone e poi io, siccome sono anti-americano, sono contro Trump, allora sostengo il regime iraniano. Non è possibile questo. E gli iraniani che stanno all'estero, in Italia, sono veramente increduli. Ma com'è un paese democratico, la stampa può trattare così, santificare in 2 giorni Soleimani? Com'è possibile? Veramente molti sono usciti veramente di testa, dicevano com'è possibile? Tu la stampa in un paese democratico fa portavoce dal regime sanguinario iraniano. Veramente c'è dell'incredibile. Chiedo scusa. Ci mancherebbe. Abbiamo peraltro anche, per non diciamo turbarli troppo, quando qualcuno di loro è venuto qui, parlo appunto del regime iraniano, abbiamo anche oscurato le nostre opere d'arte, siamo arrivati anche a questo. Senti Ismail, siamo in conclusione, allora per quanto riguarda gli auspici ti sei abbastanza espresso, se riesci a distinguere l'auspicio da una previsione realistica di quello appunto che tu ti prevedi a breve, poi ovviamente faremo degli aggiornamenti, cosa accadrà a breve? Accadrà che in Iran la rivolta continuerà per mille motivi, diciamo quello più semplice ma nello stesso tempo più radicato, l'esercito degli affamati, c'è quel famoso di poesia di Nozem Hikmat che ha avuto occasione recentemente a tradurlo in persiano, si chiama Esercito della fame.
sì, il giorno della fame. Gianni, in Iran la gente vende i reni per mangiare. Non è possibile questo. Ok? In Iran ti portano all'ospedale, tu non hai soldi, morente, e ti cacciano via perché non hai soldi. In Iran, ho detto, a Teheran, soglia della povertà è 7-8 milioni, lo stipendio è 2. E come fai? Quindi io credo assolutamente che la rivolta continuerà in Iran. E io credo che 2020 per il regime iraniano è fatale, e io credo che finalmente il popolo iraniano potrà vedere l'alba della libertà. Bene, Esmaile, chiudiamo, però ho una curiosità che volevo chiederti da tempo. Tu adesso me l'hai fatta venire in mente proprio con il termine persiano. L'Iran è la Persia, è stata la Persia anche da un punto di vista di come nome, fino, se non sbaglio, a Reza Pahlavi, che gli cambiò il nome in Iran, se non erro. 1936. Ah, poi appunto fu lo Shah che cambiò il nome in Iran. Io volevo chiederti come mai che, appunto, una volta che c'è stata questa famosa rivoluzione, non hanno ripreso il nome Persia ed è rimasto Iran. Dunque, diciamo che Persia, praticamente il nome deriva da una regione, Fars, dove c'è Shiraz, dove c'è Persepolis, Sì. che in realtà i greci chiamavano quei popoli persiani. Quindi il nome della Persia era un po' così. Quindi il nome, anche perché poi insomma, una volta il nome è. Quindi quando l'Iran moderno è stato fondato da Reza Shah, padre di Muhammad Reza, allora lui ha registrato ufficialmente il nome dell'Iran. Quindi poi ultimamente molti iraniani, per distinguersi da questa gente che stava al governo, quindi preferiva dirsi persiano anziché iraniano. Quindi, iraniano o persiano che sia, io sono veramente molto, molto, molto di parte, è un popolo Ci formidabile. mancherebbe, ma ci mancherebbe. Ti ringrazio, Libri TV ti ringrazio. Cerchiamo di far girare questo video il più possibile e ci aggiorniamo ovviamente per a breve, credo, con i prossimi eventi per risentirci di nuovo. D'accordo? Io ti ringrazio molto Gianni per darmi questa occasione di poter offrire il mio punto di vista. Io spero che ci dovremo vedere al più presto perché in Iran stanno succedendo cose importanti. Sarà fatto, Ismail. Ti ringrazio, buonasera, buonasera, grazie a tutti voi che ci avete seguito.